Il primo mattoncino è stato posto ieri con il decreto legislativo che ripristina le commissioni censuarie incaricate di riscrivere l'anagrafe di 62 milioni di immobili. Ci vorranno fra i 3 e i 5 anni per vedere a compimento la riforma del catasto e conoscere i suoi effetti. L'obiettivo è riallineare i valori fiscali delle case a quelli reali, tenendo conto non più del numero dei vani ma dei metri quadri dell'immobile e scoprire le centinaia di case fantasma che ancora oggi sfuggono al fisco. Una rivoluzione non da poco, visto che le rendite catastali servono come base di partenza per calcolare molte tasse sugli immobili. Il governo assicura che non ci sarà alcun esborso ulteriore per i cittadini e anzi che le nuove commissioni serviranno proprio a non attribuire un valore enorme a case ormai vecchie e in periferia e viceversa a non considerare appartamenti normali immobili popolari situati in pieno centro storico e che ormai vanno a ruba, perché è proprio questo il punto. Anche i valori di mercato rilevati dall'Agenzia delle Entrate avranno un peso. Da nord a sud quindi saranno possibili situazioni molto diverse. Prendiamo ad esempio la rendita di un appartamento di 91 metri quadri, categoria catastale A3. Quadruplicherà a Milano, aumenterà di 10 volte a Cagliari. Possibili aumenti anche sulla prima casa in molte regioni come Campania, Lazio e Sardegna, dove il valore di mercato è già 3 o 4 volte quello catastale. Una riforma, quella del catasto, che quando verrà attuata scriverà la parola fine su 40 anni di tentativi, sempre naufragati nel mare delle polemiche. Paolo Righi, presidente FIAIP, allora che cosa accade in questo settore immobiliare? Io mi chiedo, no? Gli italiani amano avere la casa propria, di proprietà, ma non solo di proprietà, anche per i figli. E invece certo. Oggi non è più così, che accade? No, guardi, un recente studio del nostro appunto centro studi ci dice che la voglia degli italiani di comprare casa, cioè quelli che entrano nelle nostre agenzie tutti i giorni, è cresciuta del 5%. Il problema è perché non si realizzano le compravendite, proprio per quel che abbiamo detto finora, la crisi economica, una difficoltà sociale nell'approcciarsi alla casa e tutte queste cose, cioè il carico fiscale. Oggi sul mercato ci sono affari, anzi affaroni, perché le case hanno perso di valore, ma la gente è preoccupata per quello che è il mantenimento dell'abitazione. Se io dipendente ricevo in eredità due immobili, quindi seconda e terza casa, per lo Stato divento un ricco possidente e quindi ho il problema di non riuscire col mio reddito da dipendente o con quello della famiglia a pagare le tasse. Allora questo è il grande tema, come quello sulla riforma del catasto. Il catasto va riformato. Il problema non è passare dai metri quadri, dai vani ai metri quadri. Il problema è che per calcolare le rendite si userà un algoritmo e voglio vedere con buona pace della scienza dell'estimo. Questo si può tradurre in che cosa? Se lo Stato rimane vorace, se la spesa dello Stato rimane quella che è, il catasto non avrà invarianza di reddito, di gettito. Se invece lo Stato deciderà di spendere meno e abbassare le tasse sulla casa, allora forse avremo un risultato, ma qui si è verificata una cosa, che lo diceva Rosario. Tutte le associazioni che prima delle volte erano proprietari e inquilini, anche contrarie tra di loro, avevano problemi tra di loro, si ritrovano uniti nel dire una cosa: hanno distrutto il mercato immobiliare. Questo è il risultato da Monti in poi. Una casa primi 900 da 100 metri quadri nel centro storico di una grande città, un'altra costruita negli anni 90 di identiche dimensioni in periferia. La prima ha un valore di mercato di 700.000 euro, la seconda vale la metà. Per il fisco però le due case hanno uguale rendita catastale. Funziona così in qualsiasi città, man mano che ci si avvicina ai centri storici, gli estimi catastali riflettono sempre meno il valore reale degli immobili. Perché le case del centro sono antiche, quasi sempre registrate come edilizia popolare, mentre quelle edificate di recente in periferia nascono come abitazioni di tipo civile, quindi classificate in una delle fasce di rendita più alte. Un'evidente ingiustizia rilevata anche dalla Commissione europea, che raccomanda all'Italia di dare il via a una radicale riforma del catasto, più volte annunciata ma mai portata a termine. Oggi nelle 6 principali città italiane le case del centro valgono in media 2,5 volte quanto stimato dai rispettivi catasti, mentre per le abitazioni in periferia il rapporto scende a poco più del doppio. Qualsiasi sarà il futuro dell'imposta sugli immobili, per non generare iniquità non si potrà prescindere da una revisione puntuale delle rendite catastali, così come chiede Bruxelles. Questa riforma
contiene in sé anche dei correttivi. Perché? Certo, perché è stato permesso alle associazioni di partecipare alle commissioni censuarie, i cittadini per la prima volta potranno opporsi all'attribuzione in autotutela. Certo, le associazioni giocano un ruolo fondamentale, esatto, in questa cosa, quindi non abbiamo paura. L'unico dubbio, le riforme vanno sempre bene, l'unica paura, che quello che veramente ci spaventa, è la voracità dello Stato. Questo è il punto.